quando il coraggio aiuta gli audaci. Protagonista di una prestazione generosa e per certi versi molto intraprendente, il Gaeta accoglie un ottimo punto in casa dalla vice capolista Monterotondo a conferma degli interessanti miglioramenti palesati nelle ultime prestazioni nel campionato d'eccellenza. Il Gaeta faceva meno dello squalificato Elitro, ma si mostrava subito agguerrito sul sintetico del Raimondo Vianello, schierando il tridente in attacco e i viscilli in fase di regia. Al 35esimo il Gaeta era pericoloso in contropiede, ma Nunziata si lasciava ipnotizzare dal portiere avversario Placido. La ripresa iniziava con il Gaeta in licenza d'offendere e al nono minuto la squadra del Golfo si vedeva negare un calcio di rigore per un palese fallo di rigore commesso da Bicchieri su Emma. L'arbitro lasciava proseguire. Il Gaeta al 17esimo rimaneva comunque in 10 per l'espulsione e per doppia ammonizione di Reali,